cosa hai? Ho un po' di freddo. Questo cicciapuzza mi ha detto che mi portava al mare a fare il bagno e a prendere il sole. Invece qui sembra di essere dentro a un frigorifero. Ma vabbè, ogni tanto viene anche fuori il sole. Un sole? Ma dove te lo metterei io il sole? Te lo dico io. Qui fa un freddo becco. Fra poco arrivano anche gli orsi polari. Oh, non è vero. Non è vero. Non è vero. Io il bagno non lo faccio. Vi voglio raccontare una bella barzelletta. Immagino. Stai zitto. Ok. Posso partire? Vai. Allora ciao a tutti. No, no, Arturo, non partire in quel senso. Nell'altro senso. Ok, ciao a tutti. No, ma non in quel senso. Nel senso che parti a raccontare la barzelletta. Ok. Questa è la barzelletta. Sette cinesi vanno a prendere il tè dentro a un bar e chiedono al barista: sette tè? E il barista? Cucù! Mi hai fatto male al cuore! Ci lasci le penne? Mi sa di sì! Meno male! Questa era tremenda! Quattromenda! Tremenda! Quattromenda! Ehi, polpetta rammollita! Dimmi, Arturo, te lo sai come si chiama un falegname piccolo? Falegnomo. Oh no! Oh sì! Oh no! Oh sì! Ehi, polpetta rammollita! Ehi, polpetta rammollita! Cosa fai? Mi gratto! Ti levi le pulci? No, mi gratto! Hai detto che doveva andare al mare? Invece mi è... Uppa! Ehi, broccolone, sei qua? È tutto il giorno che ti cerco! Ma veramente siamo qui da un'ora e mezza a girare il video! Non capisci mai niente! Io sono un attore e stavo recitando! Ripartiamo da capo! Ok! Ehi, broccolone! Dimmi, oh Arturo, proprio non ti ci facevo. È un'ora e mezzo che ti cerco. Accidenti, che fortuna che ci siamo incontrati. Come mai mi stavi cercando? Perché volevo raccontarti una barzelletta. Oh no, forse era meglio se non mi trovavi allora. Stai zitto, ok? Zitto! Ok, vai, racconta questa barzelletta. Te lo sai? Come mai le tende piangono? No, perché sono da sole. Arturo, dimmi puzzone, sei veramente tremendo. Io sono quattromendo, te l'ho già detto. Io Arturo tiro vino, io lo bevo il vino. No, io lo tiro il vino, io tiro vino. Te tiri il vino e io bevo il vino che tiri. Lasciamo perdere, sei veramente un caso patologico. Arturo, dimmi broccolone, se non la smetti ti faccio diventare una borsa. Di pitone? No, di coniglio. No, di una bella borsa di marca, griffata. No, una borsa, che animale sei te? Sono una gallina. No, sono un coccodrillo. E quindi? Fai uno più uno, fa tre. No, uno più uno quanto fa? Fa due. E allora? E allora sei bravo in matematica. Oh. Insomma, ti faccio diventare una borsa di coccodrillo. Oh! Polpetta rammollita, sveglia! Arturo mi ha fatto prendere un coccolone. Ma che coccolone, coccolone! Stavi facendo finta di dormire. Ma non stavo facendo finta, stavo recitando. Ma che reciti, che reciti! Da solo, davanti a una telecamera. Ti sembri normale? Cioè, se era prima te, prima io facevo bene. Ora te fai male. Dai, Arturo, allora come mai sei venuto a cercarmi? Sono venuta a cercarti, non mi dire per favore per un indovinello. Ma per niente al mondo, non faccio nessun indovinello. Oh, bravo Arturo, allora come mai sei venuto qua? Per una barzelletta. No, io detesto le barzellette. Questa è bellissima, mi dovete sentire tutti. Vai Arturo, però per favore soltanto una. Ok. Allora Arturo, dimmi, lo sai che cosa fa un pollo davanti alla macelleria? No, guarda le galline nude.
no! Oh no! Ehi, broccolone! Dimmi, Arturo, cosa fai col bastone in bocca? Voglio giocare insieme a te, valla a prendere! Corri, vai, Fido! Ehi, Arturo, cos'è che vorresti cambiare nella tua vita? C'è solo una cosa che vorrei cambiare nella mia vita! E cos'è? Padrone!